Ciao bambini, ciao mamme, ciao babbi, come state? Spero bene. E oggi volevo raccontarvi un'altra storia, che è la storia del piccolo bruco maesazio. La ricordate? L'abbiamo letta spesso all'asilo. La guardiamo e la ascoltiamo insieme, ok? Pronti? Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Eccolo qui, l'uovo. Ma una bella domenica mattina, quando si levò il sole caldo e splendente, dall'uovo, crack, uscì un piccolo bruco affamato. Eccolo qui il piccolo bruchino, che era così affamato che appena uscito dall'uovo si mise subito in cammino a strisciare e alla ricerca di cibo. Striscia, 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 cominciò a mangiare. Lunedì mangiò una mela, martedì mangiò due pere, una e due, mercoledì mangiò tre prugne, una, due e tre, giovedì mangiò quattro fragole, una, due, tre e quattro, venerdì il bruchino mangiò 5 arance, eccole qui, 1, 2, 3, 4 e 5. Eccolo il bruchino che esce dall'arancio, vedete? L'ha appena mangiata, l'ultima. Sabato invece il bruchino cominciò ad esagerare un po' e mangiò tante tante cose insieme. Guardiamole, eh? Mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca lecca, una salsiccia, una pastina, una fetta di panducce e una fetta di anguria. E dopo aver mangiato tante cose, la sera il bruchino, indovinate, aveva mal di pancia. Guardate un po', povero bruchino. Stava male, piccolino, eh? Ai, 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 tanto, tanto mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica e il bruchino si mise a mangiare una fogliolina verde. E dopo aver mangiato la fogliolina, indovinate un po', il bruchino si sentì subito meglio. Sì. E adesso non era più affamato, anzi era proprio sazio e non era più tanto piccolo piccolo, ma era diventato grosso e cicciottello. Guardate qui. Allora il brucone costruì una casetta stretta, 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 guardate qui, ma stretta, chiamata bozzolo. E nel bozzolo ci scavò un buco e per uscire dal buchino si sforzò e cosa succede? Il bruco diventa una meravigliosa e coloratissima farfalla. Eccolo qui, lo riconoscete il bruco? Guardate ma bello che è diventato con le sue ali colorate. E come si canta la canzoncina della farfallina? Vola farfalla, va verso il sole, vola veloce, sparisce nel blu. La nostra storia finisce qua, come farfalle vogliamo danzare. Un bacione, bambini, un bacione a tutti. A presto!